Ancora interventi su chi dovrà gestire il consorzio ASI di Agrigento dopo la scadenza dei termini previsti. Prima la CGIL con Mariella Lobello, che invitava ad una svolta possibile, aveva sottolineato: se la politica fa un passo indietro e le associazioni delle imprese ne fanno uno in avanti. Poi il presidente della Camera di Commercio Vittorio Messina, che aveva invitato i sindaci dei comuni interessati a delegare in seno all'ASI imprenditori, artigiani o esperti del settore. Adesso a dire la propria il vicepresidente di Confindustria Agrigento, Pierangela Graceffa, che ha puntualizzato delegare per il consorzio ASI imprenditori e artigiani è un'azione concreta volta a sostenere la crescita economica. Non farlo vuol dire continuare a percorrere un metodo di lavoro che ha avuto poca efficacia. Confindustria ha puntualizzato Graceffa, condividendo l'opinione del presidente della Camera di Commercio, desidera valorizzare l'autonomia dei sindaci nella scelta dei propri delegati e auspichiamo quindi che anche i sindaci ci aiutino a sostenere le azioni e le idee per lo sviluppo economico della provincia. La rappresentante degli industriali ha concluso ribadendo che non deve passare inosservata l'assunzione di responsabilità di Messina, quando ha dichiarato che la comunità di tutti gli imprenditori è pronta ad assumersi le proprie responsabilità sociali e a mettere a disposizione della politica l'impegno e la determinazione di chi, da imprenditore ed artigiano, opera ogni giorno per sostenere la crescita economica della nostra realtà. Le relazioni di politica industriale tra le parti sociali, ha concluso Graceffa, devono trovare nei delegati che i sindaci in autonomia individuano un momento di esaltazione della funzione di supporto del consorzio ASI per la crescita della nostra economia.